Mondi, eccoci con Dog Collab, parte 2. Quindi, siamo a 22 stelle, l'altra volta abbiamo fatto il primo mondo. Nel primo mondo c'erano le prime tre aree. E ora partiamo col mondo 2. Koopa Atoll, Peach Ruins, Swirling Circus, Awe-Inspiring Spires e poi Bowser. Partiamo. Quindi, se è la prima volta che state guardando, questa è una ROMAC, è una collaborazione tra tanti sviluppatori diversi. Bello quest'albero. Come va il volume? Comunque fatemi sapere se è tutto buono. La musica è un po' strana. Allora, diamo un'occhiata. Oddio! Puoi entrare? A che serve? Possiamo tipo dormirci sopra? Fatemi sapere se il mio volume va bene. Mi sa che il microfono sta piccando un po'. Lo abbasso leggermente. Tipo, sia il gioco che la mia voce, così. Fatemi sapere se il volume va bene. Prima o poi troverò un modo per controllare io stesso. Ok, devo toccare i 5 pilastri. Oddio, è un cane, guardatelo! Guardatelo! È bellissimo! Comunque, come va la vostra giornata? Che fate di bello? Va bene? Ok, ottimo. Grazie. Guardatelo! Qua potrei fare tipo la thumbnail dello stream di oggi. Questa è la thumbnail, Mario che corre su un... che nuota, che surfa su un cane. Che cacchio sono quei nemici? Cosa cacchio sei tu? Che sei? È un Goomba, ma non è un Goomba. Ora è morto. C'è un altro Mister Cane! Guardatelo. Oi, va bene. Ah, mi ha battuto di nuovo! Quindi in ogni mondo ci sono stelle di colore diverso, qui sono rosa e dell'assù, va bene. Dov'è? Come? Ce la faccio. Ecco qui. Quindi, se è la prima volta che guardate, in alto a destra appariranno le stelle in automatico, e cioè, appena salvo, cioè, ora. E là, Luxio, Bondi. Tieni un centesimo, grazie per il centesimo, Luxio, per il fagiolo. Allora, vediamo. La prima missione sarebbe la X segna il posto. Premi Z per evocare Mister Cane. Ok. Oh. Beh. Quella era la stella più semplice del mondo. Ah no, aspetta, però non posso arrivarci. Capisco. Capisco. Devo fare tutto il percorso. Bene, capito. Non era male. Posso fare, presumo, direttamente così. Oppure no. Fai ZZZZ più L per sbloccare la modalità che offre la connettività con Nintendo Dogs. Bene, proviamo. ZZZZZZZZL. Ha funzionato! Oh mio Dio! Ciao, Mister Cane! Ciao. Ciao. Ti lancio il fungo. Bravo, Mister Cane. Bello, Mister Cane. Ok, se è la prima volta che guardate uno stream, tra l'altro, abbiamo Mister Cane. Ufficialmente, non solo in Dog Collab, ma anche qui. Nella realtà. Perché Nintendo Dogs è reale. Oh! Posso fare tipo così, no? Quando
quando prendiamo Mr. Gatto un giorno. Comunque, voi che fate di bello? Io... niente di nuovo, niente di particolare. Bene. Devo capire la cacchio di prospettiva qui. Ieri sono uscito un mucchio di news di Mario, così a caso, ieri, tutti insieme. È trapelato un... È trapelato un bundle del Nintendo Switch, che poi poche ore dopo Nintendo ha confermato, almeno per ora solo per l'America. Ed è piuttosto brutto, sinceramente. Pensavo che si scivolasse qui, invece no. Grazie per il bit. Quanto è alto lo stipendio medio di uno staffer del Mario's Castle? Un bit. Un centesimo, l'hai appena pagato. Ok. Pensavo che si scivolasse qui, invece no. Ecco qui. Ciao, Mr. Cane, ciao. Tieni. Atto 3. Quindi devo giocare ad acchiapparella col coniglio sotto l'albero. Quale albero? Probabilmente lì. Non mi sono ancora guardato in giro in quest'area. È... un pochino banale, forse, se vogliamo. Vedo quella stella lassù. È un pochino banale. Non c'è molto qui. Ecco il coniglio. Oh, dimenticavo quanto è veloce qua a nuotare. Ah, devo prendere il coniglio così. Ok. Ma il coniglio cammina! Il coniglio è Gesù Cristo! Cioè, cammina sull'acqua. Ah. Ok. Forse devo imparare dove va e devo prevenire, diciamo... Ah! Ok. Mister Cane, non ora! In questi giorni comunque sto lavorando un pochino alla Mario Wiki. Mi è venuta voglia di fare un po' di pagine. Ho fatto le pagine delle porte. Perché no? Mancavano varie porte. Questo è quanto emozionante. Usa il guscio, hai ragione pure tu. Oppure, ammira. No! Va bene. Non devo afferrarlo. Ah, ok. Vieni! Non dovevo afferrarlo, grazie. Grazie, Enzo. Ok. Mister Cane? Mister Cane, sei nel gioco. Vieni, Mister Cane. Bravo, Mister Cane. Sculetta. Bravo, Mister Cane. Tieni, mangia la lampadina. È droppato la ROM. Non ti stava piacendo? Per quanto mi riguarda, a me piace sempre vedere le aree che inventano i fan, mi piace vedere le varie sfide, i vari livelli che inventano le persone. Corsa sulla faccia della roccia? Lì? Vedo monete rosse qua giù comunque. Ok. La faccia della roccia sarà lei? Qua ci sono i cosi tipo Mario Galaxy. Questi sono Bully Moai. Wow. Probabilmente posso fare tipo che... li attiro qui. Ok. Oppure sai come li faccio semplicemente così. Ah, non si può! Uh!
Ok, carino come boss, una versione un po' modificata del bully. Ai. Ok, in questo gioco respawni quando cadi. E là, Diego Bondi. Come va? Vieni. Vieni! Vieni, idiota, vieni, seguimi. Ah! Ecco fatto. Tutto a posto, Ben. Mister Cane, tieni. Ti lancio il fungo, tieni. Era un'altra stella quella, non era... la corsa con la faccia di roccia. Aspetta, forse devo parlare di nuovo con lui perché è una corsa? È un bellissimo giorno là fuori, quindi mi piacerebbe fare una corsa come vecchi tempi. Sull'isoletta? No, è uguale. Non ti è piaciuta per niente, dice Enzo. Allora, essendo una collab, inevitabilmente alti e bassi. Sinceramente, forse quest'area per me è uno dei bassi. Nonché, allora sì, l'altro giorno pure le altre aree non è che fossero così emozionanti la maggior parte. La cosa che mi piace maggiormente vedere in queste Euromac sono nuove idee, sono ambientazioni nuove. E queste comunque le sto vedendo, queste comunque ci sono. Per esempio l'ambientazione del palazzo, no? Della prima parte. Era buono dal punto di vista del level design, non tanto. Però era creativo, era qualcosa di nuovo. Ho preso 70 e non ne ho visto altri. Wow. Ok, probabilmente è qua che devo andare. Probabilmente così. Probabilmente ho già perso perché ho esitato un po', ho aspettato un po'. Invece... va tutto bene. Va tutto molto bene. Poi, le monete rosse sono qui. Quindi mi manca solo una stella qui, sì. Quindi monete rosse e poi monete gialle. O meglio, al contrario. Sì, decisamente un basso. È tutto qui. Quello che vedi tipo la prima volta che entri è tutto lì. C'è un po' d'acqua, ci sono un paio di isolette, fine. Anche qua molto semplice prendere le monete rosse. Yeah, bene. Ok, pigliamo il cane. Intanto Mister Cane twerka. Ci sono un mucchio di monete. Qua non c'è neanche platforming, cioè non ci sono piattaforme da salire, non c'è niente da fare. Semplicemente prendi un po' di monete in giro e poi vai avanti. Bene, quello era il primo mondo. Riscuotiamo la stella e andiamo alla prossima area. Ecco qui. Mister Cane, tieni. Una coccola e gli lanci il fungo, tieni. Quindi. Peach Ruins. Le rovine di Peach? Oh, ok, è tipo il castello crollato. Oddio, cos'è la musica? Ok. Quindi attraverso il ponte fragile. Ponte fragile sarà quello? Oppure sarà quello?
Sarà quello. E questo è il ponte fragile. Ok, come ambientazione è molto figa secondo me. Guardate. Guardate tipo questa luce inquietante. Il fatto che qua è tutto crollato, tutto rovine. Quella è una mina. Oh, questo com'è che si chiama? Il nemico? Questo praticamente è un nemico della beta di Mario 64 che è emerso nel Giga Leak del 2020. Motor qualcosa, non mi ricordo. Le porte sono vere? No, sono tutte finte. Però questo è tipo ladro del castello, guardate che figo. Sono tipo delle rovine della beta. Figo. Ed è tutto in una caverna, mi piace. Non so se questo è il posto giusto, ma va bene. Ok. Quindi questo nemico si può pigliare, presumo, così. Oh. Non muore nemmeno. Forse devo prenderlo e lanciarlo giù. No, 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 non ho detto che tu mi prendi e mi lanci giù. No, no. Per fortuna il gioco mi riporta qui, però sono quasi morto. Vieni qui. Vieni. Yeah. Ok. Non mi serviva quella moneta in ogni caso. Questo è il ponte fragile. Cosa? Ehi, ehi! C'era un altro cacchio di coso. Oddio. No, 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 no. Ok. Quindi questo nemico si chiama Mario 64 Giga Leak Beta. Motos, si chiama proprio Motos. Grazie Diego, sì. E là, Zaki, perché Mr. Cane si è trasformato in quel coso? Bondi, come va? Che fai di bello? Prima di cominciare la live, ho fatto un salto su YouTube, stavo guardando quel video di Biden, Trump e Obama che fanno la tier list di Zelda, c'è la seconda parte. Ed è pazzesco quanto è divertente quel video. E il fatto è che è fatto benissimo. Non è solo divertente perché l'intelligenza artificiale somiglia ai personaggi, cioè somiglia alle persone, ma è divertente perché... Oddio. Mi piace il suono che fa qui. Oh! Vuoi colpirmi qualche altra volta? Vuoi colpirmi altre volte? Bene. Greve. No, 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 ok, perfetto. Scrivi sessione di D&D, vedi di ispirarmi. L'apprezzamento della serata di oggi dipende dalla tua performance, nessuna pressione. Ok. Ti do uno spunto. Esatto, quando Biden parla di Midna. Ti do uno spunto, Zaki. Biden, Trump e Obama fanno una tier list di Mario, perché abbiamo già visto Zelda, quindi ora fanno una tier list di Mario. E discutono di Paper Mario Sticker Star. Questo è lo spunto per D&D. L'ho visto che tipo... Ora vi mando il link comunque, finisco questa stella e vi mando il link. Tipo parlano di Twilight Princess. E non so se posso ripetere il commento su Midna. Ah!
Super Mario 64! No, lasciami in pace, lasciami in pace. Ho un piano. Ho un piano. Ho un piano. Ecco il piano! No. Quando dicevo che una collab e le aree hanno alti e bassi, sono molto diverse l'una dalle altre, notare quanto è diversa quest'area dalla precedente. Prima era una cacchio di spiaggia senza platforming, ora è tipo... Benvenuti all'inferno. Andare veloci non va bene. No, 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 no. Ok. È un overkill prendere fuoco sopra sto ponte. Un po', sì. Diciamo sarebbe bastato saltare da una piattaforma all'altra. Allora. Da quei video lì hai appreso la notizia di Pikami? Chi è Pikami, cos'è? Quindi ecco il video. L'unica cosa su cui sono d'accordo è che A Link Between Worlds va in prima posizione, in TRS. È l'unico gioco in TRS, secondo loro. È fatto bene perché non è tipo solo... E là, grazie per il follow. Un attimino che vedo bene il nome. Harikyo Mashidesca. Spero di averlo detto bene, ciao. Benvenuto o benvenuta. La cosa bella è che non è che sono solo scritti bene e non è che è solo... Allora, grazie per il follow anche a Cosmic. Cosmic Debris. Benvenuto o benvenuta. Allora, il dialogo è scritto da un essere umano, è scritto dall'autore del video. La voce è fatta dall'intelligenza artificiale, ma la cosa che mi piace ancora di più è come si interrompe una vicenda. È fatta in modo molto naturale. E là, serve, Bondi. Mangi, mangi. Ok. No! Grid! 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 Lasciami in pace. Mi piace la pizza? Vivo per la pizza! Sono l'uomo della pizza. Mi piace, sì, mi piace abbastanza. Ah, e comunque quei cosi rimangono... tolti, rimangono tolti. Interessante, una scelta interessante. Beh... Per i nuovi arrivati, vi presento Mr. Cane. Ciao, Mr. Cane. Saluta il pubblico, Mr. Cane. Di qualcosa. Abbaia, Mr. Cane, abbaia per il pubblico. No, vuoi andare a giocare col fungo? Va bene, ciao, Mr. Cane. Zaki non è un fan del level design. In questo momento neanch'io. Ma alcuni sono riapparsi, altri no. Oh! Ok. Bene. E poi mi prende! E poi mi prende! E poi mi prende! Lasciatemi in pace per un secondo. Lasciatemi in pace. Ok, è fattibilissimo. In realtà forse è meglio. Il fatto che quelli che potevano cadere sono già caduti... Così, scherzavo. Riappaiono dopo un po'. Dopo molto poco. Ok, ce l'ho fatta. Non l'hanno testato, non lo so. Secondo me sì, l'hanno testato, ma gli andava bene che la difficoltà fosse, diciamo, un piccolo spike rispetto a tutto il resto. È una VTuber che praticamente voleva giocare Hogwarts Legacy, ha ricevuto un sacco di insulti pesanti, e anche MDM, dalla comunità LGBTQ che vuole boicottare Hogwarts Legacy per le cose dette dalla Rowling. Ok, non la conosco. So che il gioco è un tema delicato. Non ho idea di chi sia la VTuber, quindi non so altro a riguardo. Tower of Pride. Torre. Torre. Una torre? Cos'è quello? Ah, è un altro motor. Motos. Andrò di nuovo lì.
Comunque, nonostante i difetti, diciamo, di questo livello, apprezzo che comunque c'è un po' di platforming qui. No. Facciamo che no. Una torre da qualche parte, una torre. Qui è dove ero prima, no? Sì. Oddio. Questi sono nuovi, credo. Ok. Ok. Come sta andando Jessica? Lo vedremo la prossima settimana. Bene, non vedo l'ora di sapere di più su Jessica. Dove sto andando? Interessanti quelle pareti lì. Secondo voi dovrò fare wall jump lì? Secondo me... no. Dove cacchio sto andando? Non lo so, ma andiamo. Questi cadono dopo un po'. Ok. Ok. Dove cacchio sto andando? Sono tornato qui! Allora, una cosa che mi piace del gioco è il fatto che tu vai qui e ti fa vedere dove appaiono le monete blu. Quindi, lì. Manchiamola, manchiamo tutto quanto, sì. Manchiamo tutto. Che pena. Mummy Flavio, come va? Qui che c'è? Un bel niente. Un bel niente. Qua c'è qualcosa qua sotto? No. Level design interessante. Lì è una parete invisibile. Bene. Mi piace come a quest'ora già avevo finito l'altra area. E qua invece sono ancora in giro a caso. Ma è piuttosto. Mi avete chiesto se mi piace la pizza. A voi piace la pizza? Quale pizza, se vi piace la pizza? E se non vi piace la pizza, perché non vi piace la pizza? A proposito di Pizza Tower, di pizza, Pizza Tower. Faremo Pizza Tower sul canale a breve. Giusto, Zaki? Lì è dove ero prima. Che cacchio sto facendo? Lì c'è una torre. Ok, quella è la torre sicuramente della missione. La pizza preferita di Darky è l'ananas. Lo sanno tutti. E chiaramente devo andare lì. Non ti piace la pizza perché hanno messo i Pikmin Pizza in Pikmin Bloom. Ed è stressante trovarli. Oh, wow. Presumo che vada avanti attraverso la piattaforma, ok. Ah, ecco a che servono quei cosi. Sono molto felice di essere quasi morto. Bello, bello. Molto bello. Oddio. Va tutto bene. Va tutto bene. Oh, 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 oh.
Devo fare i wall jump qui! Devo fare i wall jump qui! Invece no, forse non dovevo. No, dai, per un pelo però! Per un cacchio di pelo però! Ti sembra surreale che sono già 6 anni di Switch, è vero? Almeno la metà non li hai minimamente percepiti, neanch'io. Il fatto è che dal 2020 in poi è trascorso un giorno per me. Siamo ancora nel 2020. Ok, prendiamo un po' di monete e riproviamo. Almeno sono vivo. Sì. Sì. Ok, andiamo. Riprovo. Ora so quello che mi aspetta, quindi andrà tutto bene. Vero, Mr. Cane? Vero, Mr. Cane, tieni, ti lancio il fungo, Mr. Cane. Sta andando senza di me! No, 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 sono un cretino! Va tutto bene. Va tutto bene. Ok, qua ho imparato, devo semplicemente fare così. È un po' strano, ma ok. A proposito di Switch, ho un cugino che praticamente sta giocando parecchio col mio Switch. Potrei regalargli il mio Switch e farmi uno Switch nuovo io. Potrei farmi... Il bello è che se tipo me lo faccio ora, Nintendo il giorno dopo annuncia lo Switch 2. Devo saltare a paretare, sì, però devo farlo meglio. Va bene, ho capito. Sono pronto, sono attrezzato. Non così, non così, oddio. Ok, sono pronto, sono psicologicamente pronto a saltare a paretare. A proposito di saltare a paretare, in questi giorni dicevo appunto, sto facendo un mucchio di cose nella Super Mario Wiki. Abbiamo... Ok, sono pronto. Sono pronto però, è difficile. Wow. È difficile perché c'è il momentum che ti porta indietro. Ok, un attimo. Abbiamo... 8.000 e passa articoli, 8.700 articoli mi pare. Nella Super Mario Wiki italiana su MarioWiki.it. Ma... Ancora manca il salto a parete. Mancano un po' di cose di base tipo il salto... No, 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 vieni. Così. Il salto a parete, la capriola laterale. Quindi... Sono cose che voglio scrivere in questi giorni. Ok, sono pronto, basta, questa è la volta buona. Su Wikipedia avete già 59 pagine. Ci state col fiato sul collo. Beh dai, beh, è già un bel progresso così. Sarete completi a breve perché tanto avete solo 3 giochi, avete tipo 3 pagine da fare. Finché non uscirà Pikmin 4, e poi vivrete le brezze di dover fare tutte le pagine di un gioco nuovo. Che magari voi ve lo volete godere, non volete spoilerarvi cosa, invece c'è la pagina da fare tutte le robe. E ora scriviamo la pagina del boss finale, prima ancora di aver giocato il gioco. Ok, sono pronto, sono psicologicamente preparato. No! Perché però? Perché però? Perché però? Perché però? Perché però? No, allora. Un secondo, Mr. Cane. Mr. Cane. Ho deciso una cosa, Mr. Cane gioca al posto mio. Ti do il controller, tieni. Dammi... facciamo così. Vieni, Mr. Cane. Ok,
Prendi il fungo, gioca tu. Ok, ora sta giocando Mr. Cane. A te non frega niente degli spoiler su Pokémon. Ecco, tu che invece contribuisci a Pokémon Central Wiki, probabilmente per te è ancora peggio. Tipo una nuova generazione e ci sono 100 nuovi Pokémon. Ciascuno con nuove mosse, nuove abilità, le nuove città, nuovi personaggi. Mamma mia. Vediamo che fa Mr. Cane, sta giocando lui. Bravo Mr. Cane, bravo Mr. Cane. Allora, quando arrivo qua ho paura che non faccio in tempo, ma in realtà non è così male il tempismo. Devo solo non fare cavolate. Cioè, Mr. Cane deve non fare cavolate come quella. Mr. Cane? Mr. Cane si è licenziato. Wow, non è così male, non è così difficile. Non merita di morire un milione di volte. Ringrazi Dataminer, sì. Immagino, sì. Poi c'è anche la questione dei leak. A volte ci sono leak. Chiaramente, probabilmente... Quando c'è un leak, diciamo, ti prepari a scrivere quelle pagine, ma non puoi ancora pubblicarle, perché non sono informazioni ufficiali. Però, diciamo, ti prepari già per farle. Questa sezione onesta, sì, è quella di prima che faceva un po' schifo. Questa non è così male. I leak non interessano a te, li gestisce altra gente. Semplice e pulito. Primo tentativo. E ora? Ce l'ho fatta? Potevo farcela 10 minuti fa! Ho paura di cadere ora nella lava. Oh, oh, oh. Bene! Arrivederci! Grazie per aver guardato. Addio. Allora. Dov'era? Dov'eravamo? No, non è successo, non è appena successo niente. Non è successo niente, niente bravo in chat, niente bravo. No. Dove cacchio era? Dove cacchio era? Tutto in questo gioco mi vuole morto. Allora, quella è tutta la sezione da fare. Ti porta lì. Ok, quindi è lì. Da quella parte. Wow. C'è un cartello comunque che dice. Premi Z per far apparire Mr. Cane, sì. Bello. Sono molto bravo. Se siete venuti qua pensando, oh guarda, c'è una persona che gioca all'Euromac, deve essere molto bravo, deve essere uno speedrunner, deve essere molto bravo, e le risposte sono, molto bravo, sì. Sono uno speedrunner, sono molto bravo. Ok. L'unico leak che guardi tu è quando leakano la ROM, così i miner iniziano a minare. Ha senso, sì. Quindi... Avete presente che Masahiro Sakurai, direttore di Smash, ha un canale in cui parla di vari aspetti dello sviluppo dei giochi? Tipo, oggi ha parlato di marketing, ogni tanto parla... Devo andare lì. Anche della gestione del team. Parla anche di cose abbastanza, diciamo... interessanti, di cose non solo, diciamo, dello sviluppo dei giochi, ma anche quello che c'è intorno allo sviluppo dei giochi.
quindi appunto la gestione del team e così via. Sarei molto curioso di vedere Sakurai che parla dei leak, tipo un episodio sui leak. Come si prevengono? Cosa fai quando avvengono? Perché è ovvio che di Smash ci sono stati molti leak in passato. Smash non è proprio una serie esente dai leak, ce ne sono molti. D'altra parte, per una serie così grande, con così tante persone che ci lavorano, poi c'è non solo, diciamo, la gente che sviluppa, però pure il marketing, localizzazione, distribuzione. C'è così tanto che può andare storto in qualsiasi momento. Ecco qui. Quindi, diciamo che, anzi, le cose vanno bene per Smash. Potrebbe essere molto peggio per quanto riguarda i leak. Quindi sarei curioso di saperne di più. Su com'è, diciamo, dietro le quinte, dall'altro lato. Ok, ok, no, 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 no. Mi prende il panico lì. Ma ecco qui. Nascosta nelle ceneri. Sarà proprio qui, vero? Ok, nelle ceneri. Qui? No, questa è una mina. Potrei prendere le monete blu mentre ci sono. Faccio la stella delle 100 monete. Ma forse no, forse no. Lì. Qua non c'è un bel niente, figo. Molto figo, bene. Babies. Babies. Ok. È una mina. Come, scusa? Come, scusa? Ok, quella parte era da fare al contrario, probabilmente, bene. Non importa, perché tanto non avevo ancora trovato le ceneri corrette, mi è appiattito, sì. Magari qui? Tu? 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 Secondo me è lei, è questa qui. Non era quella lì. Tu? No. Tu? No. Questo livello mi dà un pochino tipo il vibe di Sonic, per una cosa. Nei giochi di Sonic ogni cosa vuole ucciderti. Ogni componente del livello vuole ucciderti, ti vuole morto. E quel vibe un po' lo ritrovo qui. Questo livello mi vuole morto. C'è un up lassù. C'è un mucchio di roba lassù. Lì ci sono già stato, non credo proprio di aver mancato una stella ogni volta. Tu? No. Torna più tardi.
Quando sei pronto ad affrontare il generale. Va bene. È un livello... Ho giocato di peggio. Ho giocato di peggio, diciamo. Ma diciamo che mi dà un po' l'impressione anche di un mucchio di roba messa a caso. Questo è l'inizio del livello. Potrei riprendere a prendere... Potrei riprovare a prendere le monete qui. La musica non aiuta, no. Ecco qui. Ok. Qua non c'era niente, vero? Questo è il posto in cui non c'è assolutamente niente. Che rinforza la mia idea di cosa messa a caso. Beh, a questo punto potrei fare le 100 monete. Va tutto bene? Dov'ero? Ero lì. Ok. Oh, qui chiaramente, qui. Qui è pieno di cenere. Ah, 100 monete forse le ho già perse perché non ho preso tutte quelle. Oddio, oh no. Oh no. Devo uccidere i Motos. Vieni tu. Vieni, vieni, vieni. No, 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 no. 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 Non è stata una bella idea, vero? No, 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 no. Ok, puntiamo alle 100 monete. Mi pare una buona idea prendere ora le 100 monete perché sono a 66, così mi tolgo il pensiero. Crepa. Woof! Mettere musica mia? Di solito non lo faccio con l'Euromac. Mi piace rispettare la musica del gioco. Avete consigli per la musica? Avete consigli? Bello. 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 Vieni qui. Ok, cenere, deve essere qui. Ancora non è qui? Ok, deve essere qui. Eccola qui, ok. Ora, prima di prenderla prendo 100 monete. Quindi siamo a 91. Siamo a 93. Devo andare indietro e prendere un Motos. Tu, vieni qua. No, 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 no. Ho un po' di paura qui. Va tutto bene. 99. No, col cavolo che vado lì.
qui. Andiamocene da questo posto. Prendiamo la stella e andiamo avanti. Dark si è addormentata. Se vuoi gridare e spaventarla è il momento giusto. Buongiorno Dark! E quello era il momento più interessante dell'intera live. Potete tornare a dormire tutti quanti. Sei svegliata, ce l'ho fatta! Perché devo tornare lì ora. Però ride, non va bene. Ok, vediamo di morire ora, vediamo se posso riuscire a morire. Finisco questa stella e poi cambio la musica. Dove sto andando? Ok. Ecco, finalmente qua, dopo due cacchio di ore, quella stella. Ok, sentiamo la musica di Zaki. Un attimo. Ok. E Sonic Adventure, Red Hot School. Fatemi sapere se il volume va bene. Ok, prossima stella, 8 monete, bene. Le ho già viste quasi tutte, credo. Metti déjà vu. Potrei metterla più tardi. Visto, ho menzionato Sonic, ora siamo davvero in un gioco di Sonic. Allora, qua ce ne sono un mucchio. Qua c'è questa. Qui c'è questa. Basta, ora gioco bene. Ora gioco benissimo. Alzo un po' il volume. Alzo tipo di un decibel il volume. Ora gioco bene, basta, ho deciso di smettere di giocare male, di essere bravo. Non sono tre note ripetute già. Monete rosse, lì ce n'è una. Dai, questo livello non è così male. Non è per niente male. Non è male. Ok, occhio. Va bene. Monete rosse. Non ne vedo. Sono a 5, me ne mancano ancora 3. Qua giù, no? Qui ce n'è una. Siamo a 6. Boop! Va tutto bene, va tutto bene. Qua ce n'erano? No, quella è una mina. Lì non c'è niente. Giusto? Tipo qua dentro, no? Qui continua a non esserci un bel niente. Lì ce n'è una. E siamo a 7. Ultima moneta rossa. Oddio. Ultima moneta rossa.
anche questa musica non è massimo, secondo me. Ai. Di qua. Non mi ricordo se prima sono andato qua o di là. No, prima sono andato qua. Laggiù non c'è niente. No, forse no. Oh, eccola, eccola. Ora mi ricordo. Oh! Oh, c'ero. Oh! Metti Vulcano Corona di Sunshine. No, ok, un attimo. Un attimo. Ora va meglio. Ora non ci annoiamo più. Perfetto. Ripartiamo, dicevo. Facciamo che vado nell'altra direzione perché so che poi devo andare lì. Sono già stato in questo livello prima. Ora sì che è livello emozionante. Che bel level design! Ci pensate che siamo ancora nella stessa hack della spiaggia di prima? Quella pacifica, tranquilla spiaggia. Dove non c'era assolutamente niente da fare. Tipo, vai dall'altra parte, c'è un cane. Hai vinto. Vado qui. Ok, sono pronto. Questo è da fare dall'altro lato. Dall'altro lato. Non uccidetemi. Fatemi uscire. Passiamo alla prossima area. Benvenuti in Swirling Circus. Dov'è la musica? Fermati. Benvenuti in Swirling Circus. Ho trovato un modo per trovare una stella molto interessante, cambiare area. Ci torneremo più avanti. No. Oh no. No! No! Guardatelo con la bandierina! SpongeBob? No! Sonic? Questo è il luogo dei miei incubi, non dei miei sogni. È pieno di Toad, c'è un Toad Clown! Parliamo col Toad Clown. Il circo è un posto divertente. Così tanto movimento. Attento a dove vai. No! La musica è di Pokémon, sì. Oddio. Quest'area sembra divertente, a parte Toad. Guardatelo. Sapevi che puoi camminare sulle braccia del clown? Queste? Sì. Probabilmente sì. Ma non lì. Oh, quelle. Ci sono due strade, posso andare lì o... qui. Sono molto confuso da questo posto e va bene così. Almeno non sono più nel livello di prima. Ah, che cacchio vuol dire questo? Ah, capisco. Vuol dire questo. Beh, questa sembra una bella area.
Questo è molto meglio. Sì. Credo di essere in un inferno oggi. Questo è il mio inferno personale, perché c'erano i Toad Clown. E sono morto, non ho preso la stella di prima. Sono finito per caso qui. Non so come tornare indietro. Secondo me sono morto nell'area di prima. Sono proprio morto nella vita reale. E questo è il mio inferno. Aiuto. Aiuto, fatemi uscire. Fatemi uscire da qui. Non vedo una minchia! Bene, va tutto bene. È un'area molto bella questa, non come quella di prima. Quest'area è molto bella. Non vedo una oggettiva minchia. Bene, parliamo con un altro Toad. No? No? Ok. Blizzy. C'è un mucchio di roba qui. Guardatelo, oh mio Dio. Guardatelo. È con un hot dog. Ha un hot dog. Ha un glizzy. Cosa cacchio è quest'area? Cos'è questo posto? Non c'è niente da fare qui. È solo un circolo di Toad che mangiano hot dog. Odio il mio lavoro. Anch'io. Ma non c'è niente qui? Ma non c'è letteralmente niente qui? Esatto, sono io che non capisco qualcosa oppure non c'è letteralmente... Dog Collab. Un anno e mezzo di sviluppo, Dog Collab. Dog Collab. Ok, non è vuota. A sua discolpa la sezione non è vuota. È divertente? No! Ma non è vuota. No. Potevano mettere delle monete. Potevano non farla, per esempio. No, devo aspettare che sia più in alto. È difficile da controllare. È difficile prevedere quanto ti manda avanti. Sì, corridoio 10 km dietro gli spalti, quello è vero. Anche perché non puoi uscire facilmente, rimani incastrato. La tentazione di usare i safe state inizia ad essere un pochino forte. Per il bene di andare un po' avanti con lo stream, per andare un po' avanti. Perché dicevo che la difficoltà non è male. Ma la domanda da porsi è anche... Ti stai divertendo, Storm? È divertente. È uno spasso.
No, me ne vado. No. Come si salva? Qual è il tasto? Salva. Che quello è salvataggio? Come si carica? Cosa ho messo per salvare e caricare? Va bene, posso salvare ma non caricare. Immagini Storm, Mario che fa l'acrobata in questo circo e tutti i Toad spapanazzati con lo dog lo guardano e ridono di lui. Praticamente sì, voi siete i Toad. Con lo dog. Ah! Ah, basta, salvo. Ok, il tasto per caricare è... Ah! F4. La telecamera è pure molto bella. Molto bella. Gesù Cristo, nostro Signore. Ok, va bene, va tutto bene. Va tutto bene, siamo alla fine. Credo. Chat. Ho premuto F4 per caricare il salvataggio. Ed è crashato l'emulatore. Ti sei unito come giocatore 1. Bene. Bene. Questo stream sta andando rapidamente a quel paese. Ok, siamo qui. Ce l'ho fatta. Non ho barato. Una musica di Pokémon sul circo, già. Potevano mettere Sonic, invece. Andiamo sulla montagna russa? Questa non è una montagna russa, come si chiama? È una... ruota panoramica, so parlare. È bella, sì. Suppongo. Dove andiamo? Salvo. Non me ne frega niente. C'è il vento. Quanto me ne frega da 1 a 0? 0. Perché? Perché? Ti fa pensare, in teoria, ti fa pensare che... Ok, un attimo, ti fa pensare che se tu stai qui, dietro la roba, non ti colpisce il vento, invece sì. Stai qui e ti colpisce ugualmente. Buondì a TC. La musica sì, è Pokémon bianco e nero. Cioè, il tizio di Monsters & Co. e Spider-Man. Ghiaccioli. Bell'aria. A volte pensi, ci sono giochi che hanno definito la storia, ci sono giochi che hanno innovato. È possibile che Super Mario 64 sia stato un errore. È possibile che Miyamoto abbia sbagliato a fare questo gioco. Poteva anche non farlo. Ok, ora va meglio. Ora va meglio. Prospettiva. Questa Dog Collab, sì. Come puoi vedere dal level design molto diverso, ogni livello è fatto da una persona diversa. Torniamo qui. Andiamo un po' avanti. Suppongo che... Vediamo qua che c'è. Ci sono...
Spider-Man Glizzy, va bene. Torniamo qui. No, torniamo qui. Progetti così grossi sono pessimi, ma non vuoi sembrare troppo rompipalle. Possono essere fatti molto bene. Possono anche avere una certa coerenza nello stile. Ma dipende da molti fattori. Dipende da, chiaramente, tutta la gente che ci lavora. Dipende da... da come è coordinato. Devo dire sinceramente che per essere Dog Collab e per esserci, diciamo, l'intero gimmick di questa Romac è che c'è un cane che puoi dare il nome che vuoi a questo cane ed è molto carino, giusto? È l'intero punto. Avete mai visto il cane oggi? Sì, all'inizio, nei primi due minuti, perché era il guscio era il cane, quindi nuotavo sul cane. E poi tipo basta. Appariva il cane quando scavavo, ma poteva anche non essere un cane, potevo scavare e basta, cioè non è così basato sul cane. È solo una serie di aree più o meno interessanti. Alcune fanno molto uso del cane, altre no. Ed è, diciamo, questo il problema della collab. Diamo un'occhiata ad All Inspiring Spires. Andiamo un po' avanti. Questa è un'altra area, magari questa è bellissima. Questa sarà stupenda. Potrei non completare al 100% l'hack, dipende da quanto mi piace, da quanto vi piace. In questo momento sono che potrei non fare il 100%, potrei fare solo qualche area quella. Ecco il cane. Bow. Ok, seguiamo il cane. Mi lamentavo che non c'era il cane. Ecco il cane. Oh. Guardate le zampe. Ok, carino, carino. Qui? È un livello di Knuckles, vero? Grazie, Mr. Cane, per avermi guidato. E là, grazie per il raid, butta fuori. Buon day, che facevate di bello, Kirby? Facciamo uno shout-out, butta fuori. Buon day, Duraner. Attento, Storm! Shout-out a butta fuori. Giocava da Kirby, a che punto siete? Il nuovo Kirby è molto carino. Per chiunque stia guardando per la prima volta, questo è Super Mario 64 Mad Dog Collab. È una Romac fatta da un mucchio di gente diversa, ogni area una persona diversa. E si vede. Perché... diciamo che la qualità è un po' altalenante. Lore completa, siete nell'industria in Boltino. Mi sa che siamo pari allora. Ti sta piacendo? Ma, se qualcuno di voi è nuovo, vi presento Mr. Cane. Ciao Mr. Cane, di ciao alla gente. Visto, ho detto ciao. Bello Mr. Cane, bravo Mr. Cane. Tieni un fungo Mr. Cane. Quindi stiamo giocando a Dog Collab e ovviamente abbiamo Mr. Cane qui. Presumo di dover fare un salto a parete qui. Potrei iniziare a usare Safe State perché siamo qui da un po'. Non in questo livello nello specifico, ma diciamo con questa hack. Mr. Cane. Mi ha portato il fungo intanto. Tieni, Mr. Cane. Ok, ok. Chat, sono io scemo o non si capiva la strada? Scusatemi, tu segui le zampe. Tu segui le zampe del cane. Vai qui. Bene, vai qui. Vai qui. Giusto? E poi? Vai lì.
Oppure sali? Perché qua non sembra che si possa salire. Se faccio così, tipo, forse devo fare salto a parete. Perché ho il tag pizzeria? Perché sono in una pizzeria. In diretta da una pizzeria, ok. Si fa il salto a parete. Così. Oh! Va bene, ho capito, ho imparato. Con Butta Fuori abbiamo giocato a Mario Party in passato. Sarebbe bello fare un'altra partita in qualche altra occasione. Vedremo, vedremo. Ok. Oh! Ora ho capito. Questo coso fa apparire le piattaforme. Tieni, Mr. Cane, ti lancio il fungo. Bravo, Mr. Cane. Ok. Salvo. Non era una buona idea. Non era una buona idea. Ma per fortuna c'è un checkpoint. Non ci arrivo così? Sì. Cos'è questa musica comunque? Molto familiare. Checkpoint generoso, sì. Meno male, meno male. Oddio. Vai qui. L'hai detto prima? Ah, la musica di Sonic Adventure 2, ok. È uno dei livelli di Knuckles. Hai ragione. E l'ho anche letto. Ah! Bene, bene. L'ho fatta apposta per tornare su, chiaramente. Ok, magari salvo. Oh! No, 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 non è vero. Non è appena successo, non sono appena caduto. No! Level design. Allora. Parliamo. Discutiamo di quello che stiamo vedendo, perché non voglio solo giocare, ma voglio anche discutere di quello che vediamo. Questa meccanica spunta un po' di caselle. Uno usa il cane, perché usa le zampe del cane per indicarti dove puoi andare. Due, non è male, non è cattiva, è chiara, è molto chiara. Quindi, queste caselle le spunta. No, non voglio lamentarmi troppo, perché spunta queste caselle correttamente. Purtroppo c'è un'altra casella, molto importante, che dice: è divertente? E questa casella è vuota. No, non è non mi sto divertendo con questa meccanica. Non posso dire che mi sto divertendo. Magari sono io che sto grampando, ma non lo trovo così emozionante. Dove cacchio sto andando? Ci sono tipo delle zampe qui, ma non capisco bene dove sono. Non comprendo del tutto, ma penso che devo andare lì. No, no, fa proprio schifo, ok. Allora forse sono io che sono troppo gentile. Ok, mi manca una moneda qui. Spero te ne ricorderai quando la voterai su Romaking. Di solito non do i voti, ma dovrei farlo. Ok, mi sono perso da qualche parte una moneda, quindi facciamo una cosa molto bella, che è tornare qui. Tornare qui. Esistono anche Romac belle. Per esempio, l'ultima Romac che abbiamo giocato, scusatemi, si chiamava Mystery of the Gapsmith, ed è molto bella. Se siete curiosi, ok, un attimino, ho bisogno di un momento per riprendermi. Se siete curiosi,
Mystery of the Capsmith. Questa era fantastica. Questa qui. Esteticamente bellissima. Creativamente molto piena di idee fatte bene e sviluppate bene, proprio dal punto di vista del game design. Molto molto bella. Tra l'altro l'autore di quella hack sta facendo quest'altra hack. Guardate. Sui motori! No, zitto, adesso, zitto. Subito, ora, questo. Niente pubblicità. Ok. L'autore di quella hack sta facendo Mips Forest. Che è spettacolare. Questo è un gioco del Nintendo 64. Questo gira seriamente su hardware originale. Questo girerà su Nintendo 64 originale. Ed è fantastico. Schippo un po' in giro. Qua non si apprezza neanche del tutto, però è davvero pieno di dettagli fatti benissimo. Ora, ci sono romanche che sono più impegnative. Ci sono romanche che sono più difficili, più platforming. Questa qua sarà più semplice, sarà diciamo di livello più adatta a me. Abbasso un po' il volume perché mi sta spaccando le orecchie. Quindi ogni tanto mi piace giocare a qualcosa di questo tipo. Guardate che bella. Cursed Castle l'ho giocata? Non la conosco, vediamo. Diamo un'occhiata. Mentre Mario ansima. ROM hacking. Cursed Castle. Vediamo un po'. 2019. Me la segno. Solitamente cerco di giocare alle cose nuove che pubblicano. Ma se mi dite che ci sono hack vecchie e belle, potrei provarle. Ok, me la salvo. In voglio giocare. Detto questo, andiamo avanti. E Bugs Bunny, sì. La prima hack giocata da Enzo. Allora, la telecamera rende la tech macchinosa, sì, perché ci sono questi cacchio di pilastri. Poi la prospettiva è un po'. È un po' difficile capire bene dove sono le pareti, tipo. Specialmente quando poi diventano un pochino più complesse. Ora non vedi più le zampe, per esempio. Oddio. Non ne giocate molte. Quella, Star Road, un'altra famosa, io non ricordo il nome. Ecco, Star Road è un'altra da provare. Al 100%. Star Road è un classico, la conoscono tutti. Ma non ci ho mai giocato. Ok, l'ultima moneta è lì. Salvo. Salvo e vado tipo... Ce l'ho fatta. Usciamo da questo inferno. Domanda. Per andare da Bowser, posso andarci e basta? Sì. Andiamoci. Ok, esteticamente è molto colorata, sicuramente. Sono molto bravo. Cos'è questa musica? Qui c'è qualcosa, mi sa, che potrei prendere. È Castlevania? È Castlevania! Non la riconoscevo perché la melodia, tipo... come si dice? C'è la parte di sotto della melodia che è più rumorosa della melodia stessa. Ma credo che sia o Symphony of the Night oppure Aria Sorro o qualcosa di Castlevania. Consigli su Romac belle e facili, non esitate a chiedere. Ne giocate più di 200, wow. Sì, perché mi piace quando sono facili e magari posso andare avanti senza provare e riprovare la stessa parte. Non lo so, magari a voi piace anche vedere cose più impegnative, eh?
sono felice di essere vivo. Però credo che sia un pochino più divertente da guardare quando vado avanti, invece di riprovare la stessa parte. Non andiamo indietro. Devo andare qui? Qua il platforming mi sta piacendo abbastanza. Non prendi le red? Credo di no, credo che me sto fregando. Sono al punto in cui non sto più puntando al 100%, almeno per ora. Sto salvando anche se non la uso. Questa parte è più tosta, ma anche più divertente. Sto salvando, ma non sto usando i salvataggi. Non sto caricando. Poi magari torno indietro, anche perché per me è un po' tardi. Ma magari torno indietro e faccio le altre aree, le completo. Ma diciamo che... potrei anche non farlo. Vediamo. Andiamo avanti con il flow. Andiamo avanti e vediamo quello che abbiamo voglia di fare. O che ho voglia di fare. Ma soprattutto che Mr. Cane ha voglia di fare. Salvo. Ma non uso il salvataggio. Cosa cacchio è qui? Si nuota! Può giocare Jonks Junk. Cos'è? Il controllo in acqua è stranissimo, non lo capirò mai. Non ci sono monete rosse! Dopo questo punto. Va bene. Apprezzi il cartello. Perché così sai che se ne è mancata una devi tornare indietro. Ma me ne sto fregando, quindi vado avanti. Non ti dice neanche quante ne hai di monete rosse, quindi forse non ne ho nessuna. Bella piscina. Io salvo ma non lo uso. Tranne se ne ho proprio bisogno, non lo uso. Va bene, dai, è facile qui. È una nuova romacca, da oggi sono riuscito a prendere solo 8 stelle. In che senso sono riuscito a prendere? Nel senso che in tutto il mondo la gente non è ancora riuscita a prendere tutte le stelle? È una Gaiso? Sono molto bravo, sono molto bravo, sono molto molto bravo. Sì. Beh, ora arrivo io e vinco. Ora arrivo io e finisco il 100%. Immaginate se divento un giocatore di Gaiso. E tipo non faccio altro, gioco solo alle Gaiso. Piscina. Niente, non c'è una battuta, è solo immaginate. Un salvataggino non fa male. Mi piacciono molto le texture arcobaleno qui. Mi ricorda un po' tipo Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, che hanno texture molto elaborate. Figo! Quello che sto provando è forse divertimento? Oddio. Il boss sarà Bowser arcobaleno, probabile. Il famoso Gay Bowser. Mi piacerebbe molto non cadere. Mi piacerebbe molto vivere. Salvo, magari. Grazie per i 100 fagioli, Cosmic Debris. Non so se sei italiano o italiana. Nel dubbio dico anche thank you for the bits. I appreciate it. Mario entra, Mario entra però, Mario. Mario. Magi sveglia Magam. Ora è Magam che dorme? Bene.
Se non volete sentire rumori forti, abbassate il volume. Se invece siete Magam, buongiorno Magam, buongiorno, svegliati, svegliati. Spero che si sia svegliato, fammi sapere. Comunque grazie ancora per i 100 bit, ok, italiano o italiano? 100 bit per Gay Bowser, un caffè per Gay Bowser. Per fortuna sono ancora vivo con un triangolo di vita. Sì, però fammi sapere se sei svegliato. Perché se non si è svegliato devo fare rumori ancora più forti. Come passo lì? Oddio. Ok, un attimo. Un attimo. Facciamo così? Facciamo così? Storm, che ne pensi delle scorregge di Mega Man? Intendi queste? Sono molto belle. Il gioco sta mantenendo molto alta la mia attenzione, come vedete. No, dai, questa parte mi sta piaciucchiando. Va tutto bene? Va tutto bene. Ecco qui. Mi ha colpito mentre entravo. Attenzione, Bowser non è gay. Mi dispiace, ma Bowser non è gay. Mario, dopo che mi ha imbarazzato nell'ultima battaglia, ho dovuto mettere il mio catenaccio ad allenarsi. Ma sei sfortunato. Ho rinchiuso Mr. Cane in una gabbia. Oh no! Devo salvare Mr. Cane. La musica di Galaxy, sì. Non ci sono bombe qui, quindi come puoi battermi? Contro cosa puoi lanciarmi? Di certo non contro la gabbia del cane, mai. Io sono di qua comunque, Bowser. Bene, con Bowser sono imbattibile. Beh, ha funzionato. Ho liberato Mr. Cane! Ah, ovviamente hai liberato il tuo cane. Beh, non importa. Non c'è niente che contro cui puoi lanciarmi. Suppongo che il tuo cane può scavare qualcosa che può lanciare... va bene, ho capito. Mr. Cane? Vieni qui. Fa apparire una bomba ora? Oh, ha colpito Mr. Cane, ehi! Mi sa che quindi devo fare così e poi distrarlo in qualche modo? Come si fa? Ok, quindi... interessante! Comunque è vero, è diventato gay ora! Grazie per il follow! Man of Steel, buondì. Benvenuto. Allora. È interessante come variante della battaglia di Bowser. Perché non è semplicemente Bowser normale, ma è qualcosa di più. Non posso più prenderlo? Pensavo tipo lo prendo per lanciarlo così ho il tempo per fare altro, no? Lancio il coso contro Mr. Cane. Ah. Forse è un piano. Faccio da scudo umano. Prendi me. Oh! Ok. Riproviamo. Non bariamo, riproviamo. Okay.
nuovo tentativo. Prendilo con la coda e sbattilo via, è quello che volevo fare. Ok. Magari tipo posso farli immediatamente ora. Grazie per il follow. Laguna, ho letto bene? Benvenuto, benvenuta. Aspetta, ma l'ho colpito? No, non l'ho colpito. Forse devo fare tipo da un lato e poi dall'altro. No. Non comprendo. Non posso fare niente qui. Allora, forse devo fare così. Devo prima scavare e poi andare da Bowser. E mentre è distratto posso afferrarlo, forse? Oddio. No. No. Lancialo e poi scava. È quello che provo a fare, però la coda è invisibile. Cioè, non mi fa prendere la coda. Oddio. Dove va Bowser? Ok. Dai, Mr. Cane, puoi farcela! Mr. Cane. Forse ora? No. No. Mr. Cane, che ne pensi di tutto ciò? Che ne pensi? Tieni di coccolo, ti lancio il fungo e riproviamo. Apprezzo la musica di Castlevania qui. C'era Mr. Cane che mi dava un fungo, sì. Ok, fin qua ci siamo. Rileggo comunque il messaggio di Bowser, vediamo che dice. Vieni. Ok, ovviamente liberate il cane, non importa, non c'è niente che puoi, contro cui puoi lanciarmi. Suppongo che il cane potrebbe scavare qualcosa che potresti lanciarmi contro. Ma io ti lancerei gli amperini. Ah, puoi colpire gli amperini! Posso colpire gli amperini? Sapete, leggere a volte è utile. Quindi devo proteggere Mr. Cane colpendo gli amperini. Ah! Benvenuti in uno stream di Mario Tennis. Ho imparato a leggere. È tipo Ocarina of Time, siamo contro Ganondorf. Ok, ora è apparsa la bomba. Questo è bellissimo. Invece di lanciare Bowser contro la bomba, porto la bomba da Bowser. Tieni. Fase 2, ok. Ci saranno più colpi. Figo! Faccio così. Fa più veloce. Oddio, oddio. Oddio! Ah! Mr. Cane, ti prego! No, non è bastato. Va bene, aspetto un pochino più lontano, tipo qui. Mi piace questa battaglia, è molto originale. Ecco qui. Oddio. Bowser sta facendo... tipo... momento Lucignauser, vero? Dai. No, no! Oh no! Oh no! Oh no! Lucignauser era quello di Mario Tennis, no? Mario Tennis Aces. Lucignauser. Lucignauser. Sì, Aces.
Che posso saltare con questa, quindi non è così male. Oddio. Posso lanciargliela? La risposta è sì. Ma devo lanciarla meglio. Oh, sì. Ah! Va bene, va bene. Sono pronto, sono preparato. Non sbaglierò più. Non sbaglierò più. Non sbaglierò più. Bene. Ok. Non sbaglierò più. Guardate questa tecnica segreta chiamata comandi, opzioni di salvataggi, carica salvataggio. È una tecnica segreta che richiede molta pratica. Bisogna essere dei veri esperti di Romac per padroneggiare questa tecnica. Dei veri esperti. Piglia la cacchio di bomba. Oh! Oh! Ma tu mi stai dicendo che poi c'è un altro colpo? O questo è l'ultimo colpo? Forse mi conviene fare tipo... Il Cristo! Wow! Chat! Immaginate di fare ogni volta gli amperini! No, 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 no. Una certa salta. Sì, ma ho provato prima e non è bastato, ero troppo lontano. Una certa salta. Ah! Va tutto bene, va tutto bene. Una certa salto, ora. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Ci siamo. Non basta. C'è un altro colpo, va bene. Ci sta. Con tre amperini sempre più veloci. Va bene. Torna a giocare a Toho. Una volta ho giocato a un Toho, tanto tempo fa. Forse mi conviene con i pugni. Oddio! Serio? Serio? Posso fare tipo così? No, è una pessima idea. Oh no, oh no. Chat è un disastro. Che poi Mario si avvicina da solo come un idiota! Va bene. Ci sono, ci sono. Questa è la volta buona. Devo farcela per il caffè. Devo farcela per Gay Bowser. Posso farcela. Ce l'ho fatta, 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 ce l'ho fatta. Ma non ancora? Oddio. Serio? Serio? Perché sei saltato? Andava bene. Perché mi stavo avvicinando troppo e avevo paura. Quindi, qua se salto troppo, arrivo nella parete di sopra, nel raggio di sopra. Vai. È morto, vero? È morto. Mister Cane. Celebriamo, Mister Cane, tieni. Ti do una scatola di croccantini, Mister Cane, tieni. Mangia, Mister Cane, divertiti. Può essere che ho perso? Il potere delle stelle ha fallito per me. Mi ha deluso, stavolta. Immagina farlo in uno speedrun, divertente. Consideralo un pareggio. La prossima volta sarò in condizioni perfette. So long, Bowser!
Ora, se vuoi vedere la tua preziosa principessa, colleziona ancora più stelle. E poi trovami al pegno. Io e il mio catenaccio saremo lì ad aspettare. Guahaha. E io sarò a giocare un'altra Romac. Grazie, Dog Collab, e... ci vediamo con la prossima Romac, forse. Diamo un'occhiata, andando avanti. Una sbirciatina al mondo 3, ci sono altri 3 livelli, Sakura Stronghold, che esteticamente sembra molto figo, Forbidden Factory, e Desolate Reservoir, che sembra vuoto. Diamo un'occhiata veloce, curiosiamo. Perché poi devo decidere se voglio tornarci o se voglio passare a qualcos'altro. Ecco, quale texture sono davvero belle? Prima ho menzionato Banjo, questo mi ricorda moltissimo Banjo. La musica! Summer Kingdom di Super Paper Mario! Che bella! Che voglia di giocare a Paper Mario! Quest'area sembra carina. Sarà che sono facilmente influenzabile dalla musica e dall'estetica? Diciamo, il level design non sembra fatto così a caso. Sali, Mario. Oppure no. Vado qui. Vado qui. Apprezzo molto la musica. Non so più dove sto andando, però. Qua c'è un mucchio di altra roba, va bene. Scherzavo. So perfettamente dove andare, dappertutto. Ti piace la mia zattera? È molto carina, è una citazione. Quel coso lì sta affondando. Il cupo armato sta affondando, schiliscio. Gente, voi che ne dite? Vi sta piacendo questa Romac? Vorreste vederla ancora oppure passiamo a qualcos'altro? La prossima volta, chiaramente, perché oggi non inizieremo una nuova Romac. Ma insomma, volete vedere tutti questi livelli? Prova a finire. Guardate, c'è un Rex di Super Mario World! Guardate che carino. Muori. Una singola moneta. Quest'area sembra molto carina, mi spiace che ho trascorso tre ore, tipo, nell'area di prima. E non più tempo in quest'area, perché sembra davvero carina. Guardate quanta roba c'è, poi. Lassù c'è una stella, proviamo ad andare lì. Tipo, sono molto bravo. Il level design non è così male, non è così cattivo. Non ci sono aree vuote a caso. Almeno all'apparenza. Ma oh, sono tornato qui. Ok. Ok. Mi sono solo bloccato un po'. Solo un po'. Riprovo qui, magari c'è un mucchio di monete, ok. Adoro la musica, ho tanta voglia di giocare a Paper Mario. Una cosa che faremo sul canale, lo sapete se seguite il canale da un po', ma se per caso siete nuovi o nuove nel canale,
Una cosa che vogliamo fare è quella di giocare tutti i Mario RPG. Presto probabilmente ci saranno novità. Non Paper Mariose probabilmente, ma novità. Poi ci saranno anche novità Paper Mariose, a un certo punto. Quindi prima o poi arriveremo a Super Paper Mario, prima o poi arriveremo a tutto. Resta lontano. È vero, dico da un pezzo che vogliamo fare Paper Mario Portale Millenario, con una certa mod. Ma la mod è ancora work in progress, e non voglio neanche affrettarla, quindi... Lasciatelo cucinare. Let him cook. Il risultato sarà molto divertente. Dove vado? Quello è un segreto? Sì. C'è tanta roba in questo livello. Facciamo così, torniamo qua nella casa e proviamo a prendere la stella in cima. Prima sono caduto, riproviamo qui. E comunque, a proposito di stream, a breve... Vai Mario! Ok, a breve... Ci sarà il Mario Day! Il 10 marzo. No. No. Mario Day, 10 marzo. Il 9 marzo, attenzione, perché il 9 c'è il Direct, che dovrebbe essere dedicato solo al film. Il 10 c'è il Mario Day. Quindi sarà un giorno importante per noi. No, non cadere. Ecco qui. È una bella area. È una bella area. Diamo un'occhiata a Forbidden Factory. Bella atmosfera. Oh, c'è riflesso! Non so se è il mio plugin che non funziona molto bene, ma il riflesso è fatto in maniera un po' scarsa, tipo quando salti appare un altro Mario sotto di te. Guardate! Appare un altro Mario. Chissà come dovrebbe essere, forse con un altro plugin si vede meglio. Guardate queste campane, guardate che figa l'atmosfera. Benvenuti in Silent Hill. Si entra qui. Che figata! Ok. La musica. Possiamo parlare? Guardate la faccia di questo tizio, oddio. Oddio! Jumpscare! Le regole di sicurezza sono work in progress, sono lavori in corso. Ah, non sei del team di ispezione? Per fortuna. Stai cercando un lavoro? Potrei avere qualcosa per te più tardi. Torna più avanti e parleremo dei dettagli. La società segreta sotterranea di Koopa. I nostri blocchi sono i migliori del regno. Prova a colpirlo. Senti quella qualità. Ok. Wow. Ok. Oh, guardate qui! Sapete cosa mi ricorda qui? Chat, ditemi se qualcuno di voi sta pensando a quello che penso io. Con queste texture, le bobombe qui, questi cancelli, il pavimento così giallo e grigio. Prendo uno screenshot per farvi capire. Avete un istante di tempo per pensarci prima di me. Bravissimo Demizio, il minigioco su DS, esatto. E intanto benvenuto o benvenuta nel canale. Prendo lo screenshot.
mi sono perso dove era screenshot. Si chiamava, era un minigioco di Mario o di Wario? Zitto Mario. Pioggia di bombe, no? Ma era molto bello pure quello. È vero, comunque era sia in New Super Mario Bros. DS, sia in Mario 64 DS. Eccolo qui. Separa o salti in aria. Esattamente, guardate. Stesso vibe. Vedete che c'è tipo il cancello verde da cui escono le bombe, che poi si mettono nei vari posti separati. Ecco qua, separa o salti in aria. Che ricordi? Non mi è permesso entrare nella stanza del generatore. Io sono un pericolo per il posto di lavoro. Ok, l'atmosfera qui è molto carina. Guardate che figo come è decorato, guardate l'acqua. Guardate qua il tubo, che figo. Dal punto di vista dell'atmosfera e delle decorazioni è davvero fatto bene qui. Odio questa stanza così tanto. Ci serve un ascensore per muovere questi stupidi carrelli. Posso fare qualcosa col carrello? No? Quindi chat, che ne dite? Andiamo avanti con questa hack? Quindi la prossima volta continuiamo questa hack? Oppure proviamo altro? Oddio. Perché alti e bassi, io sono disposto a fare ancora se la chat è interessata. Se la chat è meno interessata, sono meno propenso ad andare avanti qui. E più propenso a provare altro, perché abbiamo parecchio. Parecchio Romac. Stiamo anche facendo un po' di progressi con i giochi ufficiali. Oh, ecco qui. C'è un singolo Goomba parlante? Mantenere questo generatore è un lavoro duro. Hai provato a spingere quei carrelli senza mani? Come cacchio faccio a tornare giù ora? Molto attentamente. Ok, figo. E ora andiamo a dare un'occhiata, una sbirciata all'ultima area invece. Desolate Reservoir. Oddio, l'atmosfera pure qui. Sentite la cacchio di musica! Chat, il mondo 2 era il peggiore. Il mondo 2 mi ha fatto una terribile impressione. Il mondo 3 forse ha le aree più interessanti dal punto di vista dell'atmosfera. Il mondo 1 non era così male. Il 2 mi ha fatto un po' venire l'orticaria. Ok, capisco. Che figata! Che figata! Un po' di sano platforming qui. La telecamera che cambia automaticamente per inquadrare. Sì. Livello dell'acqua. Guardate anche qua l'illuminazione, che figo! Davvero una bella atmosfera qui. Quindi nessuno sta dando la sua opinione se vuole continuare a vedere questa hack. Il che mi fa pensare che non volete vederla più. Lo prendo come un segnale. Probabilmente posso scendere di nuovo ora. E andare qui. Figo. Mondo 3 sembra interessante. Guardate che figo!
Fighissimo. Ah, comunque, nel menu dice gli autori di tutti i livelli. Poi gli do un'occhiata. Così che capiamo chi sono i colpevoli del mondo 2. Ma più che altro voglio complimentarmi con quelli del mondo 3. Ma poteva essere così dall'inizio. Comunque, continua a non avere un cacchio a che fare col cane. Questa Dog Collab ci sono aree che sfruttano il cane e aree che invece non c'entrano una mazza. E questa per ora non c'entra una mazza. Diciamo che a volte Dog Collab, a volte solo Collab, a volte solo Dog. A volte molto Dog. Devo fare così? Come funziona? Sembra che posso rimbalzare così. Lo sto facendo giusto? Mi sembra di essere sul barile famoso di Sonic 3. Che cacchio sto facendo? Devo ruotare. Ok, devo ruotare. Momento Sonic 3. Salvo, perché non si sa mai. Intanto ho preso almeno una stella per ogni mondo e ora sto per prenderne qualcun'altra. Almeno ecco qua, esatto. Figo. Side entrance, diamo un'altra occhiata. Ok, ultima stella e poi basta per ora. Guardate che figata l'inquadratura. Cioè, devo tornare qui? Forse ho sbagliato. Sto tornando al punto di prima che probabilmente ho sbagliato. Allora, facciamo così, esco. Quindi diamo un'occhiata a una cosa. Mondo 2. Koopa Atoll, che era la spiaggia, è stata fatta da Beverly Bean. Era carina, molto 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 semplice. Potrebbe essere il suo primo livello di sempre, forse, non lo so, ma carina, niente di male. Peach Ruins, preferirei mettere le mie parti basse in una pressa idraulica piuttosto di tornarci, fatta da Robert, grazie Robert. Kao Kwak ha fatto il circo. O Inspiring Spires, che sinceramente era pure carino, fatto da Keyblader. Che poi Robert lo conosco per aver fatto delle cose molto belle. È solo che personalmente forse non ho cliccato molto con il level design di quest'area in particolare. Keyblader, sì. Questa sembrava carina. Ho fatto una stella e basta. L'ha fatta controvoglia, può essere. E poi c'era il livello di Gay Bowser fatto da Emu. No, torniamo indietro. Mentre nel mondo 3, Yoshi Milkman ha fatto Sakura Stronghold con la musica di Super Paper Mario. Carino. Forbidden Factory con l'atmosfera molto bella di Fasana. E The Gozis ha fatto Desolate Reservoir, che è ancora più spettacolare per quanto riguarda il level design. Più che altro l'atmosfera. Anche il level design sembrava carino, ma l'atmosfera è davvero spettacolare. E poi il finale fatto da tutti. Diamo un'occhiata al finale. Ti servono 48 stelle. Non diamo un'occhiata al finale. Ti spaventa, immagina. Un minestrone fatto da tutti quanti. Side entrance probabilmente è qualcos'altro qui.
C'è lo zampino di Peach Ruins, sì. Cosa mi sto perdendo? Oh, sei da entrance qui. Oh, ehi, era semplicemente lì. C'era una stella lì. E là, KP, che ne penso di questa Aramac? Alti e bassi. Abbiamo appena dato un'occhiata agli autori dei livelli. Ogni livello è fatto da una persona diversa e si nota. Ha molti alti e bassi. Ho abbastanza odiato il mondo 2. Magari ok, odiato è una parola forte, ma non era molto divertente per i miei gusti. Il 3 era pure carino. No, il mondo 1 era carino, il 3 mi sta piacendo parecchio. Almeno dal punto di vista dell'atmosfera e level design sembra carino. E là, Zumi! Buondì! Come va? Come vanno i progressi con le speedrun? Visto da Enzo, ti pareva interessante all'inizio, ma me... Esatto! Allora... Il primo mondo era carino, vedete, è comunque... Allora... Prendi il cursore. Ecco, vedete che c'è qua il contatore delle stelle. Ho fatto il primo mondo al 100%. Nel secondo sono arrivato al 100% fino a un certo punto e poi tipo... Nope, e poi basta. Diciamo che appunto alti e bassi. La musica è un vibe, sì. Davvero, atmosfera qui davvero figa. La musica, l'illuminazione. Non so più dove sto andando. Oh, ecco qui. Nuotare è un po' strano, ma va bene. Andiamo avanti. Continuiamolo un po'. The Pit. Che poi si chiama Dog Collab, giusto? Qua non c'è niente a che fare con un cane. Non c'è nessun cane qui. Ci sono livelli in cui c'è il cane da usare in qualche modo. Guardate la pioggia di fuori, che bella atmosfera! Guardate, che figo! Che figata! Ah, devo andare probabilmente di qua da qualche parte. Sopra o sotto? The Pit, forse sotto? No, mi sa di no. Qui è dove ero prima? Sì. Qua non c'è neanche molto platforming, solo esplora e goditi il vibe. E prendi la stessa stella due volte. Comunque. Oggi probabilmente andrò avanti ancora per poco, nei prossimi giorni probabilmente inizierò qualche altra Aramac, stiamo giocando ancora a Super Mario Bros. 3 originale perché stiamo ripercorrendo tutti i Mario 2D. Ci saranno un po' di novità col Mario Day, quindi per ora magari non iniziamo troppe cose nuove. Sono molto bravo. Ma una cosa che mi piacerebbe fare è anche imparare lo speedrun 70 stelle. Dopo aver, tra virgolette, imparato 16 stelle, voglio imparare 70. Vediamo che c'è qui. Questa è roba nuova. Qui è un checkpoint, forse. Non so, eventi, sì, che ho imparato 16 stelle. Allora, sì, però c'è ancora molto da imparare. Cioè, quello che voglio dire, tra virgolette, è che da come l'ho detto sembra che io abbia finito di imparare, quindi ora imparo una cosa nuova. No, c'è ancora molto che potrei imparare, però mi va di imparare anche 70 stelle prima di andare avanti e fare magari anche qualche progresso in 16. Zero mai. Zero mai. Lo lascio a voi altri.
Il turno sì, l'ho fatto nel torneo. Sono uscito. Sono uscito al primo turno. Ti faccio vedere una cosa. Questo è quello che ho fatto nel torneo. Questo è quello che ho fatto nel torneo. Il mio tempo è stato un 21:33. Ma guarda i BLJ. Ho perso 2 minuti e 19 secondi nei BLJ. Ero quasi pari con il mio PB di 19 e mezzo. E ho perso 2 cacchio di minuti nei BLJ, no? Non mi riusciva. Esatto, ed è per questo che magari è il caso che io faccia 70 stelle. Poi Buzzer 3 non è andato così male. Ma comunque, i primi due che erano Ciro Cocomero ed NFL hanno fatto 16 e 19, quindi probabilmente non avevo speranze. Però in realtà, chissà, se avessi fatto il mio PB potevo fare meglio. Almeno potevo arrivare terzo, ma... dai. Ma comunque, sapevo che non avevo speranze. Anche se avessi passato il turno per qualche miracolo divino, probabilmente sarei riuscito dopo, ma... volevo provare, era per divertimento. Per mettermi un pochino alla prova, per... sono molto bravo. Ciro tuo figlio. Per comunicare un po' con gli altri speedrunner. Gli altri speedrunner. Ancora mi sembro tipo... mi sento un impostore a dire... altri speedrunner, come se io fossi... un grande speedrunner, a proposito di abilità. Carichiamo il salvataggio. Quante volte posso fare la stessa cosa sbagliata? Luigi, Luigi, italiano. Allora. Prendo questa stella e basta comunque per oggi. Guardate comunque che esce la pioggia quando sei quassù. Guardate il dettaglio della pioggia che esce da lì. Immagino di dover fare salto a parete. Davvero figo qui. La telecamera che si aggiusta, guardate che figata. Che atmosfera. Qua fa un po' Portal. Con questa ambientazione settica, tutta bianca. Guardate la telecamera! Dove cacchio sto andando? Facciamo che... no? Facciamo che... carica il salvataggio. Sarebbe molto bello almeno prendere una stella per concludere. Perché non voglio comunque chiudere in aria del tutto. Anche se il mio tempo è davvero agli sgoccioli. Ma chiudo almeno in bellezza con una stella. Vediamo almeno questa stella perché quest'area merita. Mario, sali. Mario. Vieni incontro, Mario. Qua presumibile per scendere. E Mario, non stai lì. Ecco qui. Quindi immagino che qua prendo la stella e poi la prossima missione prosegue da qui. Molto figo. E questo è tutto almeno per oggi, ma potrebbe essere tutto per quanto riguarda Dog Collab. Ci sono tante romac da provare, tante romac belle. Ringrazio voi per aver guardato e soprattutto ringrazio Mr. Cane per la partecipazione. Ma sì, dai, è tutto per oggi.